Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e bentornati ad una nuova puntata di Eccellenza On Air, la rubrica che settimanalmente va a trovare le sette sorelle di Eccellenza e che vi racconta quelli che sono gli stati d'animo dopo il turno giocato e ovviamente quelle che sono le intenzioni delle sette squadre a 3 giorni dal prossimo incontro. La giornata precedente che ci ha detto di un Chieti vittorioso con un secondo tempo dove l'Angolana però ha dato filo da torcere alla formazione di Lucarelli, che così rimane in testa alla classifica con l'Aquila ovviamente che segue a ruota, solo 2 i punti di distacco che poi alla fine sono quelli che purtroppo l'Aquila ha generato nel momento in cui ha impattato 1-1 sul campo del Capistrello. Vedo già i nostri inviati pronti nel mosaico di Mario Giacchetta, che ringrazio già dall'apertura, con dall'Aquila Angelo Liberatore, da Pescara Federico Di Fabio e Arsene Iannotti da Chieti. Vedo che bene o male sono quasi tutti all'aperto, tranne che Federico Di Fabio, che ovviamente e giustamente non indossa la mascherina, essendo credo a casa. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi, in attesa di collegarci con Veronica Di Giovanni da Avezzano, che ci racconterà le impressioni e le sensazioni nella formazione di Antonio Torti, che insomma si è rimessa sui binari giusti dopo settimane di difficoltà, e anche ascoltando le parole del presidente Paris si percepisce enorme soddisfazione per le ultime gare giocate. Prossimo turno molto interessante, che sulla carta, ma solo sulla carta, e nel calcio la carta conta davvero pochissimo. Formazione di Lucarelli, che tornerà a giocare il derby con il Lanciano dopo la roboante vittoria dell'andata, con un Lanciano che anche a detta del mister Di Pasquale forse sta pagando un po' troppo le vicende Covid, con una squadra che numericamente e fisicamente è rimasta quasi decimata a causa appunto della pandemia. È un problema che si conosceva, però insomma, oltre ai vari problemi, soprattutto societari, non ci voleva questa ulteriore mazzata per la formazione lancianese, che dovrà necessariamente scrollarsi di dosso quell'ultimo posto, ma soprattutto quello zero in classifica, che sotto l'aspetto dell'immagine fa davvero tanto tanto male. E allora partiamo immediatamente con i nostri inviati. Vado immediatamente allora da Angelo Liberatore all'Aquila. Lo vedo in compagnia di una pineta o qualcosa del genere. Evidentemente anche nel capoluogo di regione c'è una temperatura diversa, più accettabile e più piacevole. A te, Angelo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Lorenzo, in realtà è un classico maggio aquilano che assomiglia un po' più al mese di marzo. In realtà sì, sono come al solito nelle vicinanze dello stadio Gran Sasso a Concia, stavolta non alle mie spalle, ma io lo vedo di fronte a me. È in corso l'allenamento della squadra dell'Aquila, squadra dell'Aquila rinfrancata dalla Cura Bolzan con le vittorie che sono arrivate prima con l'Angolana, poi con Lanciano, una squadra che dalle parole del tecnico, almeno quelle che vengono dette nelle conferenze stampa prepartita, sta ritrovando non solo e non tanto una identità di gioco, una nuova identità di gioco, ma sta ritrovando soprattutto la fiducia nei propri mezzi. È questo quello su cui il nuovo tecnico dell'Aquila ha iniziato a lavorare fin dall'arrivo nel capoluogo di regione. Lo ha ripetuto a più riprese: la squadra è forte, deve avere consapevolezza nei propri mezzi, a dimostrazione di anche una ritrovata centralità anche di alcuni giocatori che con la precedente gestione tecnica erano stati messi, non dico ai margini, ma comunque non era stato dato loro minutaggio. Viene da pensare ad esempio al gol di Nicolas Kras a Lanciano, Kras che tra l'altro nella conferenza stampa della vigilia il tecnico rossoblù aveva dato anche come potenziale titolare. Questo ad esempio un netto cambio di rotta rispetto a quello che invece accadeva con Roberto Cappellacci, dove Nicolas Kras praticamente non aveva
ancora accumulato alcun minuto con la casacca rosso-blu addosso. È indubbio che la partita di domenica con il Delfino Flacco Porto sarà una partita assolutamente da non fallire per l'Aquila, perché lo dicevi tu, carte alla mano, classifica alla mano, il turno del Chieti sul campo del Lanciano parrebbe abbastanza agevole, anche se è un derby, il Lanciano naturalmente ci terrà a fare il meglio possibile, lo abbiamo visto anche con l'Aquila, ha tenuto il campo molto bene, pur con tutte le difficoltà del caso, fino al primo vantaggio rosso-blu con Bisegna. L'Aquila che dovrebbe avere quasi tutti a disposizione, dico quasi perché il punto di domanda è relativo al secondo portiere Marcello Chicarella, che praticamente da quando Bolzan è arrivato non si è allenato con il gruppo per qualche guaio muscolare, recupera invece Bolzan Mattia Di Norcia che ha scontato la squalifica. E dicevo, quella del San Marco sarà una partita importantissima, perché l'Aquila avrà praticamente una sola chance, che è quella di portare a casa i tre punti, anche perché il 2 di giugno poi ci sarà lo scontro diretto, ma in mezzo l'Aquila riposerà e quindi non dovessero arrivare i tre punti per i rossoblù, si scaverebbe in caso di vittoria del Chieti a Lanciano un solco di classifica importante. L'Aquila non se lo può permettere, Bolzan sta tenendo alta, altissima l'attenzione. Non sarà però una partita assolutamente facile anche quella dell'Aquila. Ricordo bene il Delfino quando venne a giocare qui allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, una squadra giovane che correva molto, che chiudeva molto bene gli spazi, che dette e non poco fastidio alla compagine allora allenata da Roberto Cappellacci. Ci furono anche proteste da parte del Delfino per un rigore non concesso alla fine del primo tempo che avrebbe potuto cambiare le sorti di quella partita. Insomma, ci aspettano 90 minuti domenica che saranno sicuramente interessanti e nell'economia del campionato di entrambe le squadre, perché comunque anche il Delfino, poi Federico naturalmente lo potrà confermare, ci tiene molto a fare bene dopo un inizio abbastanza difficoltoso, una ripartenza difficoltosa, però una squadra che comunque vorrà sicuramente ben figurare. Le voci e le sensazioni della piazza sono abbastanza positive, insomma c'era stata qualche presa di posizione sul cambio di allenatore, perché si diceva probabilmente si è presa una decisione affrettata, insomma c'era qualcuno che era possibilista o poco possibilista sull'avvicendamento in panchina. Bolzan e la squadra hanno risposto come si confà dei veri professionisti, rispondendo sul campo, portando a casa questi sei punti, e le voci si sono subito spente con la piazza che adesso segue la squadra, segue il nuovo allenatore. Insomma, una ritrovata armonia, una ritrovata serenità, viatico migliore non potrebbe esserci per questo girone di ritorno di campionato. Una cosa al volo, Lorenzo, prima di ridarti la linea, oggi è uscita una notizia che in realtà con l'eccellenza c'entra poco, però diciamo ha un aggancio, perché saprai sicuramente che la Lega Nazionale Dilettanti, sì, o meglio la FIGC con la Lega Nazionale Dilettanti ha rivisto le regole per le retrocessioni, e questo riguarda da vicino sia il Chieti che l'Avezzano, perché ricorderai l'anno scorso vennero retrocesse queste due squadre per via dello stop causato dal Covid, e il presidente dell'Avezzano Gianni Paris già nei giorni scorsi aveva detto: qualora andasse in porto questa revisione delle retrocessioni, sono pronto a fare ricorsi e a chiedere la riammissione. Non so se Arsene ha avuto modo anche di chiedere invece a qualcuno da parte Chieti quale sia la posizione. Lo avevano chiesto a più riprese anche i tifosi quando venne Gravina qui all'Aquila, ricordo nella diretta della conferenza stampa telematica molti tifosi di Avezzano e Chieti chiedere a più riprese nei post sotto la diretta conto di quella decisione. Insomma, una situazione interessante che potrebbe aprire all'atere del campionato qualche spiraglio interessante. Certo è che c'è ancora tutto un girone da giocare, queste sono solamente situazioni ulteriori, però da tenere comunque monitorate, perché potrebbero aprire, diciamo, a riflessioni e a scenari anche post chiusura del campionato, insomma dal 21 di giugno in poi. Per ora è tutto, Lorenzo, ti restituisco la linea. Grazie, grazie Angelo, soprattutto per aver aperto questa finestra relativa alla Serie D con l'ufficializzazione delle due retrocessioni. E qui l'occasione anche per me per ribadire che forse è meglio stabilire inizialmente le regole e non in campionato in corso, anche perché poi, insomma, qualcuno potrebbe pensare anche a fattori non troppo sportivi, chiamiamoli
chiamiamoli così. E allora, a proposito di Avezzano e a proposito di Paris, che chiederebbe eventualmente o farebbe, attiverebbe una sorta di ricorso, la vedo, la saluto e la ringrazio ancora per questo ennesimo collegamento, Veronica Di Giovanni da Avezzano, che forse ci potrà raccontare qualcosina in più su queste prime parole del presidente Paris dopo la decisione della FIGC di far retrocedere solo due squadre dai gironi di Serie D. Buon pomeriggio Veronica, linea a te. Buon pomeriggio Lorenzo, saluto tutti gli altri che sono in collegamento, i telespettatori. Beh, sicuramente Angelo ha aperto una parentesi che se non fosse stata appunto aperta da lui avrei aperto io. Beh, questa è la notizia proprio del giorno, l'ufficialità che arriva dalla FIGC e dalla Lega. In questi ultimi giorni si vociferava di un blocco dei play-out con retrocessione diretta solo di ultima e penultima, e il presidente Paris già aveva tratto le sue conclusioni. Oggi arriva l'ufficialità e quindi oggi più che mai il presidente è fermo sulle sue convinzioni, è fermo su ciò che andrà a fare, perché Lorenzo, ricordiamo che lo scorso anno Chieti ed Avezzano sono retrocesse a 8 giornate dalla fine del campionato, quindi riteniamo che questa decisione presa così diciamo all'insaputa un pochino di tutti, presa poi al quasi termine di un campionato che si è svolto tuttavia regolarmente, non ci sembra giusta e corretta. Lo scorso anno Avezzano e Chieti hanno subito ingiustamente una retrocessione, quindi se i fatti attualmente saranno questi, il presidente Paris si attiverà per un ricorso e quindi chiedendo la riammissione dell'Avezzano in Serie D. Non so se il Chieti seguirà la stessa linea, ma questa è la linea bianco-verde del patron Paris, sperando poi in esiti comunque positivi, perché in questi casi non sai mai, non ci sono precedenti, certo, di questo tipo, quindi sarebbe insomma tutto un vaso di Pandora, perché si andrebbero a scandagliare poi dei meccanismi che creerebbero poi dei precedenti per le prossime stagioni. Però ecco, il presidente Paris, l'avete sicuramente letto tutti, è appunto su questa linea d'onda, chiederà sicuramente la riammissione dell'Avezzano in Serie D. Per quanto riguarda invece la situazione biancoverde, ecco, si disputerà questa domenica fuori casa la prima giornata di ritorno, un ritorno che arriva da due vittorie consecutive, quindi sicuramente gli animi anche a livello psicologico, la squadra è più motivata, ci sono comunque abbiamo dei problemini ecco in attacco, non mi sbilancio più di tanto, perché non so se avete visto l'ultima gara contro il Capistrello, Spinola subentrato nel secondo tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, è dovuto uscire, ha chiesto proprio il cambio perché ha un problema alla gamba, farà degli accertamenti ulteriori in queste ultime ore, sapremo dirvi di più forse già dalla giornata di domani. Però è tornato pendenza Veronica, quindi sì, insomma, averlo Spinola è sempre un vantaggio, però avere pendenza in quella condizione, insomma, si è ripreso dall'infortunio e si sta facendo sentire anche sotto l'elenco del tabellino dei marcatori. Sì, questo sicuramente Lorenzo, ma sai bene che sia Blanco che pendenza non hanno ancora un minutaggio tale da sostenere una gara di 90 minuti, quindi Spinola insomma sarebbe stato un ottimo elemento poi per subentrare, quindi far riposare gli altri attaccanti. Però ecco, possiamo contare su degli under importanti nel reparto offensivo, quindi la cosa insomma non preoccupa più di tanto mister Torti. Per quanto riguarda gli altri calciatori, per fortuna abbiamo tutti disponibili, nessuno indisponibile, quindi questa è una notizia importante, perché non so se ricordate nelle prime 3-4 gare c'era sempre un reparto che soffriva più di tutti, perché appunto aveva dei giocatori indisponibili. Nella giornata di domani
saranno effettuati come di consueto i tamponi effettuati anche la scorsa settimana per ben due volte, in quanto abbiamo disputato anche il turno infrasettimanale, il recupero contro il Lanciano. Per quanto riguarda, ecco, mister Torti, nel post partita contro il Capistrello, mi permetto di ricordare che era soddisfatto sì della squadra, ma chiedeva ai suoi di chiudere le partite, di chiudere le gare, perché ecco, l'Avezzano è andato vicinissimo più volte al gol, con soprattutto l'occasione del rigore da parte di Blanco, rigore che ha preso purtroppo la traversa. Quindi mister Torti chiede ai suoi di chiudere le partite con molto anticipo, per non arrivare quindi al novantesimo insomma con l'acqua alla gola, perché sappiamo benissimo che nel calcio tutto può succedere, in qualche minuto una ripartenza, una botta di fortuna, e il risultato può cambiare in qualsiasi momento. Quindi mister Torti è comunque soddisfatto della sua squadra, che sta crescendo domenica dopo domenica, gara dopo gara. Andremo ad affrontare l'Angolana, Angolana che ricordate è stata la prima partita appunto di andata qui al Di Marzi, Angolana che non è sicuramente da sottovalutare, perché è lì, anzi aggiunga una partita in meno, quindi è una compagine che sicuramente ci darà filo da torcere. All'andata finì 1-1, speriamo che in questa gara il risultato sia dalla parte dei biancoverdi, però per il resto... Tra l'altro, quindi... guarda Veronica, ti interrompo solo qualche minuto, anzi qualche secondo, perché la formazione di Nicola Eugenio, sono qui a Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo, è appena scesa in campo dopo il consueto riscaldamento, così una sorta di piccolo torello. Ora De Eugenio è al centro, attorno a sé tutta la rosa, tutti disponibili, quindi anche Mucciante pronto ad allenarsi in gruppo, e direi a questo punto il difensore esperto dell'Angolana sarà sicuramente del match di domenica. Un'Angolana, lo abbiamo detto in apertura, che ha disputato un grande secondo tempo contro il Chieti, ma prestazione che non è bastata per evitare la sconfitta. Credo che la dirigenza pescarese sia contenta della prestazione, meno ovviamente del risultato, anche perché considerando la batteria di attaccanti a disposizione di De Eugenio, la compagine del presidente Spinelli si aspettava qualcosina in più statisticamente parlando nella zona offensiva, perché attaccanti come Miani, come Criscolo, come Farias e gli stessi lo stesso Ruggeri, insomma, sulla carta dovevano forse garantire un numero diverso rispetto a quello ottenuto finora nel capitolo delle reti segnate. Così non è stato, ma sicuramente un'Angolana che domenica qui contro l'Avezzano vorrà confermare la terza piazza che è stata insomma sua per diverse settimane, al cospetto però di un Avezzano, come dicevi tu, quasi al completo, che viene da due vittorie consecutive. E chiudo questa mia parentesi ricordando ovviamente il risultato del recupero giocato ieri con il Capistrello, che ha battuto 2-1 il Lanciano, e Capistrello che domenica riposerà, e ne approfitto per salutare la nostra inviata Alice Pagliaroli, che quest'oggi non è con noi, l'abbiamo lasciata libera anche perché abbiamo voluto approfittare anche appunto di questo turno di pausa della formazione che segue, cioè il Capistrello di Giordani. Veronica, io ti ridò la linea anche perché so che poi tra qualche minuto hai un impegno importante, e allora puoi chiudere tranquillamente il tuo intervento e poi correrò a Pescara da Federico Di Fabio. A te, Veronica. Ecco Lorenzo, io concludo dicendo, come hai appena asserito anche tu, l'Avezzano che è in crescita e lo notiamo gara dopo gara, due vittorie importanti consecutive che danno sicuramente morale e speranza ai biancoverdi. Quindi noi andremo sul campo dell'Angolana, andremo quindi fuori casa a giocarci il tutto per tutto, anche perché mancano sei gare, sei partite che sono tutte come una finale, soprattutto adesso. Quindi ci può stare il passo falso delle due big,
che sono sopra la classifica, quindi noi non dobbiamo permetterci alcun errore. Quindi in conclusione posso dirti che sicuramente il tecnico Torti, il suo 11 titolare sarà quello che è sceso in campo contro il Capistrello e quello poi che era sceso in campo la stessa formazione contro il Lanciano. Infatti il tecnico Torti ha ribadito nel post partita contro il Capistrello quanto fosse sorpreso in modo positivo di questo 11 titolare, che quindi sicuramente ritroveremo anche contro l'Angolana. Io ti ringrazio molto, Lorenzo, e grazie, ringrazio a te, Veronica. Tutti gli altri inviati, che sicuramente poi mano a mano ci vedremo di persona sui campi. Vi lascio e vi ringrazio tantissimo. Grazie a te, Veronica, buon pomeriggio e soprattutto buon lavoro. Ovviamente gli eventuali filmati raccolti in giornata saranno trasmessi nell'edizione serale di Eccellenza On Air, l'edizione televisiva che andrà in onda su Rete 8 Sport alle ore 20:40 circa. Parlavamo, grazie all'imbeccata di Angelo, di Serie D, nota positiva, nessuna squadra sarà coinvolta in queste due retrocessioni e quindi dal prossimo anno, con la scalata in quarta serie di una delle sette formazioni che compongono il nostro girone di Eccellenza, saranno sei le compagini abruzzesi a rappresentarci in non so quale girone. Comunque la flotta abruzzese in Serie D va ad aumentare, noi siamo contenti ovviamente questo, con nessuna squadra retrocessa, sospiro di sollievo soprattutto per Vastese, ma soprattutto Giulianova, che erano lì un po' in lizza per conservare questa importante categoria. Pescara, a te Federico Di Fabio, perché domenica c'è un match duro ed arduo e so che avrai l'occasione anche di stringere la mano ad Angelo e bere un caffè, perché fortunatamente da qualche ora si può. A te. Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a tutti, Angelo, Veronica che ci ha appena lasciati e Arsè, ma soprattutto gli spettatori. Dicevi bene in apertura, sì, sono senza mascherina, sono in casa perché Zammarco attualmente è chiuso, verrà aperto intorno alle 5:30 perché alle 6 ci saranno i consueti tamponi del giovedì della troupe di Bonati, successivamente il penultimo allenamento in vista dell'Aquila. Domani, venerdì, la squadra riposerà per poi affrontare l'ultimo allenamento e quindi la rifinitura in vista della partitissima contro l'Aquila. L'Aquila che ovviamente è stata la prima avversaria in questo mini torneo del Delfino, nella gara d'andata, lo ricordava anche Angelo, comunque c'è stata una bella partita da parte dei portuali, si è giocata per buona parte della partita alla pari e questo può essere un biglietto da vista assolutamente interessante in vista anche della prima giornata di ritorno. Settimana di stop per il Delfino, quindi Bonati ha avuto 12-13 giorni, visto che domenica e lunedì della scorsa settimana ha riposato, ha avuto queste poco più di 10 giorni per preparare la gara contro l'Aquila, gara che potrà vedere qualche elemento in più nello scacchiere di Bonati, che sono quindi ritornati in gruppo. Uno su questi è Dincecco, che è tornato a lavorare con il gruppo, quindi probabilmente usiamo sempre il condizionale anche per non portare sfortuna ai ragazzi che sono comunque abbastanza corti dal punto di vista dell'energia, perché il caldo è molto alto, ma soprattutto le partite sono ravvicinate. Diciamo Dincecco probabilmente rientrerà a disposizione, si era fatto un'ecografia per scongiurare dei guai fisici che fortunatamente per lui hanno scongiurato appunto qualsiasi problema. Dincecco rientrerà, sicuramente sarà out Pietrarullo, che comunque si sente molto meglio rispetto a qualche settimana fa, lui che aveva subito uno stiramento molto però vicino allo strappo di 2 centimetri al flessore, dovrà fare un'ecografia di controllo per vedere se la ferita interna si è appunto ristabilita. Vedremo quindi se Pietrarullo sarà in grado di rientrare non questa domenica ma
per domenica prossima, differenziato invece per Planamente e Di Federico, entrambi per dei problemi di fisici più un affaticamento, quindi vedremo se loro faranno parte del match. Sono molto positivi sotto questo punto di vista. Anche Paolilli, così come Petrarulo, è stato infortunato in queste settimane, però si avvicina con ritmi abbastanza spediti al rientro in campo. Non si sono ancora allenati, quindi anche lui, così come Petrarulo, lo abbiamo detto poco fa, sicuramente non sarà del match di domenica. Bonati comunque ha tenuto alta la concentrazione della squadra in questi giorni di allenamento, perché lo abbiamo ripetuto più volte, comunque il Delfino vuole crescere e per continuare in questo processo bisogna sempre cercare di far bene in queste partite, che seppur comunque possono comunque risultare abbastanza scontate dal punto di vista del risultato, ma che comunque il campo poi ci darà conferma o meno, sicuramente dal punto di vista delle prestazioni si può fare una notevole crescita per poi il prossimo anno recitare un ruolo assai importante. Questo comunque l'intento del patron Quinto Paluzzi, quindi è da queste partite che riesce a maggiormente crescere, specialmente con dei giocatori giovani. Quindi Bonati ha voluto mantenere sulla riga i suoi ragazzi, appunto per non dico rovinare la festa, comunque rovinare la rincorsa dell'Aquila, ma per cercare in qualche modo di rendere anche avvincente quello che può essere il proprio finale di campionato. Al momento, Lorenzo, ti restituisco la linea, poi magari cercheremo di abbozzare quello che potrebbe essere l'11 titolare. Sì, poi chiuderemo la nostra rubrica con un giro su tutti i campi, sui nostri inviati, per farci raccontare un po' le ultime. Nel frattempo, qui a Città Sant'Angelo, come detto, tutti in campo, con Miani che attualmente l'attaccante dell'Angolana si sta riscaldando e sta facendo degli esercizi in modo individuale, mentre gli altri sono sul terreno di gioco con i portieri allenati dal preparatore. Ancora una nota di merito a Puddu, il fuoriquota dell'Angolana, che davvero domenica ha fatto vedere grandi cose al cospetto della formazione di Lucarelli. Formazione di Lucarelli che certamente ha i favori del pronostico contro un Lanciano che, come detto da Di Pasquale, è in enorme difficoltà, soprattutto sotto l'aspetto fisico, causa Covid, ma credo, e questo ce lo confermerà anche Arsene Iannotti, che sotto l'aspetto tecnico andrà ad incontrare un Chieti che ha ancora tanto da dare e che per molti, e qui chiedo ancora l'ennesima conferma a te Arsene, sarebbe già pronto con questa rosa per un campionato di Serie D. Buon pomeriggio Arsene, linea a te. Buon pomeriggio anche a te Lorenzo, sì, e dici bene. E intanto mi permetto di fare anch'io i complimenti a Puddu. Ho assistito a quella partita, alla partita delle Chieti con l'Angolana, davvero ottime parate, futuro assicurato per questo calciatore. Sì, dici benissimo, l'entusiasmo, almeno per quanto riguarda i tifosi, è alle stelle, palpabile a Chieti. I tifosi credono all'immediato ritorno in Serie D, una categoria lasciata solo un anno fa, come dicevano prima bene Angelo e Veronica, saluto anche chiaramente Federico. Io mi aspetto un'estate infuocata, caldissima, dopo quella dell'estate scorsa, a colpi di ricorsi dopo questa decisione della LND, e chissà se ci sarà poi un ricorso anche da parte del Chieti. Staremo a vedere un Chieti che sta preparando a Tollo la partita del Biondi, il derby con il Lanciano, che sulla carta non dovrebbe riservare insidie, ma Alessandro Lucarelli lo ha ripetuto a più riprese, non tollera cali di concentrazione, esige e continua a rimarcarlo, lavoro, fatica, applicazione in ogni incontro. Le ultime sono positive per quanto riguarda la situazione dell'infermeria della squadra di Filosa e compagni. Apro una parentesi, Lorenzo, a tal proposito, perché il difensore campano che ha segnato il gol vittoria contro l'Angolana è il decimo marcatore stagionale delle Chieti. Ho anche avuto modo di parlare con Liberato Filosa,
lui mi ha confidato che ha vinto nel corso della sua lunga carriera diversi campionati, lui ha 35 anni, ogni volta la peculiarità era questa, la molteplicità di calciatori andati a segno. Altra nota, poi altro segnale, pensa, nella stagione 2018-19 nello stesso stadio Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo in panchina c'erano gli stessi allenatori, vale a dire Domenico De Eugenio da una parte, Alessandro Lucarelli dall'altra, entrambi poi andati via e richiamati successivamente. La gara, pensa, venne decisa sempre in apertura, nei primi minuti, nella stessa porta e con la medesima modalità, cioè da calcio d'angolo. Quella volta dalla bandierina andò il Paquito Morales, che sicuramente ricordano benissimo i tifosi neroverdi. Domenica invece Marco Mariani, un gol di testa, quello di un difensore esperto come è Liberato Filosa. In quel frangente invece siglò lo 0-1, poi il risultato finale, Daniele Ricci, l'ex capitano del Chieti, che ora è all'Aquila, sempre di testa. Insomma, analogie possiamo azzardare, Lorenzo, corsi e ricorsi storici, e nel soccorso ci viene... Che fanno pensare, Battista, soprattutto. Esatto, sappiamo tutti come si concluse infatti quella stagione, e chissà che il tutto non si ripeta. Sono chiaramente, Lorenzo, delle suggestioni. Ma tornando sul campo... Per gli amanti del lotto, Arsene. Esatto, esattamente. Sono davvero tante queste analogie, sì. Però è chiaro, sono suggestioni. Tornando sul campo, sono rientrati, sono tutti a disposizione, perché Mattia De Fabritis, che già in verità era tornato la settimana scorsa ad allenarsi con il resto del gruppo, ma non è andato nemmeno in panchina con l'angolana, ha recuperato Manuel Spadafora, così come Manfredo Pietrantonio. Poi Lorenzo, nel secondo collegamento daremo ulteriori dettagli, andremo a vedere quella che può essere la formazione scelta dal tecnico, da Alessandro Lucarelli, ma intanto nell'edizione serale daremo spazio ad una interessante clip con il sindaco di Tollo, Angelo Radica, il quale ospita il Chieti nel corso della settimana per le consuete sedute di allenamento. Ci porterà idealmente in un impianto di ultima generazione, un vero vanto, una struttura dove il Chieti a volte svolge anche le rifiniture. Ringraziamo quindi Angelo Radica per la collaborazione e la disponibilità, oltre a Mario Giacchetta chiaramente per il montaggio di questa clip. Il nuovo manto sintetico del campo di calcio di Tollo è un vero e proprio sogno che per tanti anni hanno coltivato gli appassionati di calcio del nostro comune. Ci siamo riusciti a realizzarlo con un finanziamento statale, grazie anche all'intervento della Regione Abruzzo, e con un piccolo mutuo fatto dal comune. Oggi abbiamo uno dei più bei, impianti della zona, molto funzionale, innovativo, moderno, e infatti è stato scelto dal Chieti Calcio e anche da altre società per fare gli allenamenti e per giocarci. Ma non finisce qui, perché a breve partiranno i lavori per la messa a norma degli spalti e per la realizzazione di spogliatoi. Quindi avremo, posso dire, a inizio 2022 un impianto modernissimo, funzionale, che potrà ospitare sia le squadre di Tollo che le squadre provenienti da altri paesi. È tutto, Lorenzo, per il momento. A tra poco per il secondo giro, dove daremo ulteriori notizie. Sì, allora corriamo, perché naturalmente stiamo seguendo tutti un po' il pomeriggio di questo giovedì a tre giorni del prossimo match, è sicuramente quello di Pescara, quello tra Delfino e l'Aquila. Sarà un match interessante, non so se decisivo, ma davvero molto importante. Tra l'altro, ricordando che sono appunto qui a visionare l'allenamento della formazione di De Eugenio, confermo che sono tutti in campo. Si procede già ad una partitella amichevole, campo ridotto ovviamente per
Nico De Eugenio, da una parte c'è un 3-5-2, dall'altra parte c'è un 4-3-3, quindi squadre che però sicuramente saranno poi tra virgolette mischiate con un cambio tattico da ambo le parti quasi assicurato. E allora dicevamo, il match tra Delfino Flacco Porto e l'Aquila sarà un match importante, perché come diceva Angelo, l'Aquila non può perdere le distanze dalla capolista Chieti, mantenerle ancora così, per poi tentare il tutto per tutto, Angelo, forse proprio nello scontro diretto, proprio lì in casa, dove sulla carta potrebbero esserci anche i tifosi di entrambe le squadre a colorare, a coronare soprattutto due grandi rose, due grandi formazioni che amano questo calcio e che soprattutto hanno la voglia di tornare in una serie importante che più a loro compete. Linea a te. Assolutamente, Lorenzo, hai un po' anticipato quella che sarebbe stata la mia prima riflessione, perché stando alle regole che sono state messe nero su bianco a livello nazionale, dal 1° di giugno potrebbero tornare i tifosi sugli spalti e l'Aquila Chieti sarebbe in programma esattamente il 2 giugno, infatti per questo c'è già molta fibrillazione qui all'Aquila. È anche una data simbolica, Angelo, no? A esatto. Prescindere poi dal calcio, esatto. Rappresenta tutti noi italiani e lo sport degli italiani è questo, e quindi sarebbe bello davvero vedere il Gran Sasso d'Italia, poi un altro nome importante, a suggellare una giornata fantastica. Speriamoci assista almeno il meteo, ma credo di sì, perché già le temperature di oggi, almeno qui verso la costa adriatica, sono molto molto accattivanti. Assolutamente, ti dicevo, anche qui diciamo il sole va e viene, ieri ad esempio sembrava davvero ancora una primavera di là da venire, oggi invece sembra una giornata di pieno maggio al netto del vento che magari si sentirà anche un po' nel collegamento. Giornata che sarà importantissima, quella del 2 giugno, sì, te l'ho detto già, l'Aquila, la tifoseria è in fermento perché sa che quello può essere, dovrebbe essere l'appuntamento decisivo, ma il tutto naturalmente passerà dalla partita di domenica 23 con il Delfino Flacco Porto. E come detto già nel primo collegamento, mister Bolzan dovrebbe avere, a eccezione eventualmente di Chicarella, tutti a disposizione. Non si dovrebbe, credo, discostare da quella che è l'idea tattica che ha già proposto nelle prime due partite da lui dirette, un 4-3-3 che dovrebbe vedere Francesco Di Paolo tornato nel suo ruolo primario, che è quello di centravanti, con il ritorno di Mattia Di Norcia in mediana, con la buona prova offerta da Nicolas Kras a Lanciano, con un Michele Bisegna che parimenti ha segnato in entrambe le partite sotto la guida tecnica di Bolzan. Si aprono scenari interessanti, con problemi solo di abbondanza a metà campo, e ugualmente anche nel reparto arretrato, con un Venneri diventato capitano dopo che praticamente si era deciso questo azzeramento delle gerarchie con il nuovo tecnico che ha scelto in pratica l'uomo cui affidare la fascia di capitano, con un Ricci che all'inizio di questa ripartenza di stagione partiva dietro nelle gerarchie con Venneri e Altares Diaz, che però Ricci si è ritagliato un ruolo assai importante, è stato uno dei migliori ad esempio all'Angelini di Chieti, se non il migliore. Insomma, l'Aquila si presenta con tutti gli effettivi a disposizione, o quasi, con la possibilità di pescare da una panchina lunga. Sarà però interessante capire come approccerà la partita. Perché? Perché il campo San Marco di Pescara ha alcune caratteristiche che assomigliano molto a quelle del comunale di Capistrello. Mi spiego, non è un campo dove si può giocare molto in ampiezza. Con Cappellacci l'Aquila faceva, e Capistrello lo ha dimostrato, molta fatica a trovare la profondità e la superiorità. Paradossalmente invece queste sono state un po' le parole d'ordine che usò Rubén Darío Bolzan nella sua conferenza stampa di presentazione. Naturalmente il mister disse: queste sono le mie idee di calcio, ma non si può stravolgere in un giorno e mezzo il lavoro che è stato fatto. Quindi allora, presentando la partita con l'Angolana, disse: vedrò gli uomini che ho a disposizione e vedrò che tipo di partita fare. Adesso però, con l'andare dei giorni, con un gruppo che, come ho già avuto modo di dirti, lo sta seguendo, e lo sta seguendo alla lettera, tant'è vero che Bolzan ha più riprese
ha lodato l'applicazione e la volontà di mettersi a disposizione da parte dei giocatori. Bisognerà vedere come preparerà questa partita, quali saranno gli accorgimenti tattici per provare a sfruttare le aperture degli spazi. In questo saranno, credo, decisivi i movimenti dei due esterni d'attacco, che potrebbero essere Saverio Pellecchia e Stefano Miccichè nell'undici titolare di Mister Bolzan. Naturalmente all'Aquila avremo maggiori informazioni solo nel momento in cui ci sarà la conferenza stampa prepartita, ancora non è stata convocata, naturalmente dovrebbe essere ormai come di consueto sabato alle 12:30, però appunto conoscendo Bolzan, conoscendo il gruppo squadra, niente sarà lasciato al caso, ancor più tenendo presente il fatto che il Delfino anche nella partita con il Chieti resse benissimo l'urto fino all'87esimo, salvo poi subire la rete di Luca Fabrizi, un altro ulteriore tassello di questo mosaico che fa della partita del San Marco una partita assolutamente non scontata e che vedrà l'Aquila, credo, doversi impegnare molto 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 per riuscire a portare a casa i tre punti. Grazie, grazie Angelo. Andiamo veloci, corriamo a Pescara da Federico Di Fabio, che avrà sicuramente ascoltato le ultime info dal nostro Angelo Liberatore, e chiedo a Federico se è d'accordo sulla disamina appunto che abbiamo ascoltato lì dall'Aquila. A te, Federico. Assolutamente sì, Lorenzo, ha detto bene Angelo, il campo San Marco ha una peculiarità rispetto alla maggior parte degli altri campi di eccellenza, ovvero è più stretto ed è ovviamente più stretto, ma anche meno profondo. Quindi diciamo che questo porta a un gioco totalmente diverso a quello in cui negli altri campi sono abituati, gioco più lento, gioco meno schematico. Quindi diciamo che al San Marco si gioca ogni volta una partita a sé, e anche per questo Bonati di partita in partita ci diciamo delizia con dei cambiamenti, soprattutto in corso d'opera. Quindi Bonati, che ha studiato molto quello che è l'assetto tattico di Bolzan, ma ovviamente quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che lui può disporre, quindi diciamo non sarà facile vedere quello che potrebbe essere l'undici titolare, ma non tanto dal punto di vista dei nomi, ma bensì da quello che sarà il dettame schematico che appunto Bonati darà ai suoi, perché secondo quello che dovrebbe essere un undici tipo di Bonati, sicuramente ci sarà Tomas Calore tra i pali, un 3-4-2-1 di partenza, poi come detto sicuramente sarà cambiato in corso d'opera come Bonati fa di solito, Lupo, Sabatini e Albanese con Giannini che si andrà a giocare una maglia con uno di questi tre difensori centrali. Il quarto di destra a centrocampo sarà sicuramente Tine Mori, uno degli uomini migliori di questo torneo del Delfino. Dall'altra parte Simone Marzucco, non a caso uno dei giocatori più talentuosi, anche capocannoniere della squadra la scorsa stagione con 11 reti, poi Blasioni e Silvestri a centrocampo con Gobbo e Falco alle spalle di Petre. Dovrebbe essere questo l'undici di partenza, dovrebbe essere anche questo il modulo, però Bonati ha studiato molto quello che sono appunto le caratteristiche dei rossoblù, quindi mi aspetto che possa arrivare un cambio sia dal punto di vista di uomini che di schemi, quindi metto ovviamente un grande condizionale a questo 11 che ti ho appena presentato. Comunque sono d'accordo sul fatto che il Chieti dovrà stare dovrà stare molto attento a questa partita, perché seppur sia una squadra giovane, quella del Delfino è sia talentuosa ma anche abile dal punto di vista tattico, e ovviamente, come ripetuto più volte, il San Marco può giocare davvero brutti scherzi. Siamo con Lorenzo Cobbo e Thomas Silvestri, partirei subito con Thomas e poi con Lorenzo, questa è la sequenza. La prima domanda è appunto: è finito il girone di andata di questo mini torneo, un vostro commento? Il girone d'andata diciamo non è stato proprio semplice per noi, diciamo che potevamo fare qualcosa in più, ma qualcosa ci è stato anche tolto, quindi diciamo quello che ci è stato tolto il giorno d'andata cerchiamo di riprenderlo il giorno di ritorno.
Sono d'accordo, è stato un girone difficile, però ci siamo comportati allo stesso tempo bene, secondo me spero che nel girone di ritorno riusciamo a ottenere qualche risultato in più, maggiore, per toglierci qualche soddisfazione. Appunto, il girone di ritorno parte da domenica, però prima facciamo uno step indietro. Quanto è importante aver avuto questa settimana di stop per ricaricare le pile? Ma sicuramente domenica sarà una partita difficile, diciamo, contro forse la squadra più forte del campionato insieme a Chievi di Avezzano. Diciamo, la settimana di riposo, diciamo, è servita tanto, soprattutto per affrontare una partita del genere. Abbiamo ricaricato le pile e speriamo di fare il nostro meglio. Sì, sono d'accordo. Ci stiamo allenando bene da quando ci siamo fermati, abbiamo recuperato abbastanza e affronteremo al massimo la gara nel migliore dei modi. Parlando un po' del futuro, a breve e medio termine, cosa vi aspettate appunto dalla fine di questo torneo e magari della prossima stagione? Ma finiamo il campionato. Dopo finito il campionato si ragiona per il futuro, perché ora come ora non, io personalmente non so rispondere, ecco. Sì, giustamente, ognuno poi deve guardare il proprio futuro e magari dopo partita vediamo come va e poi per il futuro, alla fine di questo mini torneo tireremo le somme, diciamo. Grazie Federico. Allora andiamo di corsa a chiudere e lo facciamo con Arsene Iannotti. Arsene, a te per le ultime info e poi andiamo a chiudere. Sì, Lorenzo, allora contro il Lanciano Alessandro Lucarelli avrà l'imbarazzo della scelta perché rientrano tutti a disposizione. La società Neroverde, concedimi solo qualche istante, nelle scorse ore ha ricordato la scomparsa del difensore Filippo Viscido che aveva giocato qualche stagione fa con la fascia da capitano, tra l'altro, nel Chieti attraverso un comunicato ufficiale, una notizia che ha rattristato un po' tutti. È chiaro che la vittoria eventuale con il Lanciano sarebbe poi dedicata a lui. Una partita nella quale Lucarelli potrebbe dare minutaggio ai calciatori che hanno giocato meno, a mio parere, potrebbe soprattutto non forzare il recupero di tutti quei giocatori che hanno ripreso ad allenarsi col gruppo, ma che possono con tranquillità ultimare il loro rientro a tutti gli effetti. E mi riferisco ad esempio a Spadafora e a Pietrantonio, tra l'altro, il suo sostituto a Città Sant'Angelo, Francesco Siragusa, ha disputato una partita fantastica. Si è inserito a sinistra, è andato vicino al gol in più di un'occasione. Non ha fatto sentire l'assenza di Manfredo Pietrantonio, che è tutto dire, tra l'altro, Lorenzo, perché Manfredo Pietrantonio, sia nella partita d'andata proprio con il Lanciano che nelle successive, avrai visto, ad esempio, con l'Avezzano, oltre al gol, eccetera, è stato sempre tra i migliori in campo. Quindi è tutto dire che Siragusa non abbia fatto sentire la mancanza di Pietrantonio. Ha giocato una partita eccezionale e quindi potrà anche recuperare con tutta calma l'esterno sinistro. Allora, per quanto riguarda la formazione, dicevamo forti in porta, mentre in difesa, con il rientro di De Fabritis, potrebbe esserci un turno di riposo per uno dei tre giocatori che finora hanno praticamente giocato sempre, non sono neanche mai usciti nella ripresa, vale a dire Filosa, Aquilante e consorte. Ma occhio che salgono anche le quotazioni di Lucarino, perché chiaramente vorrà far anche ruotare un po' qualche giocatore. Alessandro Lucarelli a centrocampo, da sinistra verso destra, Siragusa, come dicevamo, quindi Puglielli a destra, in mezzo al campo. Anche qui potrebbe esserci spazio per Farindolini e Donatangelo al posto di qualcuno tra Verna, Corticchia e Mariani. Quindi un po' di turnover non è chiaramente da escludere. In attacco con Spadafora a mezzo servizio, sono in quattro a giocarsi due maglie da titolare, chiaramente i Cramellà, Rodia, Galli e Fabrizi. Alessandro Lucarelli, come abbiamo visto anche nelle scorse partite, può permettersi anche il lusso di portare in panchina, di non far entrare neanche nel campo giocatori come Fabrizi e come Galli. Li ha ruotati praticamente sempre e quindi il maggiore rebus riguarda, come al solito, il reparto offensivo. E allora è tutto anche da parte mia. Lorenzo, la linea che può tornare Grazie, grazie, grazie Arsene. Ricordo i contributi questa sera alle ore 20:40 circa su Rete 8 Sport, canale 11 del Digitale Terrestre, dove rivedrete l'intera
puntata che stiamo trasmettendo live sui nostri social, ma soprattutto appunto gli interventi dei vari ospiti, dei nostri inviati. Allora io ringrazio Arsene Iannotti da Chieti, Federico Di Fabio da Pescara, Angelo Liberatore dall'Aquila, ovviamente ancora un saluto alla nostra Veronica Di Giovanni da Avezzano, che è entrata solo per qualche minuto per raccontarci le ultime sull'Avezzano, e ovviamente ancora un saluto ad Alice Pagliarori, quest'oggi assente, ma lo ricordiamo, capistrello che osserverà il proprio turno di riposo. Eccellenza On Air per questa settimana termina qui, vi ricordo l'appuntamento serale alle 20.40 su Rete 8 Sport, e ci vediamo la prossima settimana, perché il campionato di eccellenza a quel punto entrerà davvero nel vivo dell'intera stagione. Buon pomeriggio a tutti.